soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! In questa seconda parte del video vi parlerò, appunto, parleremo, come ho già detto, della società, di come si vive, insomma, come sono fatte le città dei Caradhron, come è composto a livello legale il governo dei Caradhron, degli Skyport più importanti, che sono 6. Barak Urbatz, Barak Mornar, Barak Ziflin, Barak Tring, Barak Nar e Barak Zon. Quindi questi sono gli Skyport più famosi. Come sono fatti sti Skyport? Perché questa è la cosa. Io ve lo dico, questa secondo me è una delle sezioni più belle del Battleton dei Caradhron, perché spiega veramente bene e in maniera anche immersiva come si vive negli Skyport, cioè nei porti celesti. Cercherò di riportarvi un po' di queste informazioni. Sostanzialmente, come abbiamo visto nella parte riguardante alle origini, gli Skyport nascono come delle fortezze volanti in origine. Poi, man mano che la società dei Caradhron si è espansa, si espangono in dimensioni, diventano sempre più grandi questi Skyport, trasformandosi in delle vere e proprie città cosmopoliti, insomma delle megalopoli volanti nei cieli di Chamon. Di base la struttura che si è evoluta nel tempo dei vari Skyport Caradhron in realtà è abbastanza semplice. Uno Skyport è formato da tante piattaforme quadrate che sono disposte in maniera concentrica attorno a una piattaforma centrale che è dove sostanzialmente risiede la sede del potere di quello Skyport, quindi dove c'è il Concilio degli Ammiragli. Il Concilio degli Ammiragli è quello che governa un determinato Skyport. Diciamo che a livello legislativo è sostanzialmente il governo di quello Skyport lì. Poi ci sono i vari quartieri che si espandono sempre andando verso l'esterno. Il quartiere più esterno è quello dei porti. Nonostante si parli di porti, parliamo di un quartiere estremamente ampio ed è estremamente popolato perché sono le basi in cui avvengono i commerci tra Caradhron e altri Caradhron e tra Caradhron e altre razze all'interno di quello Skyport. Nella maggior parte degli Skyport, siccome non è concesso ai non Caradhron di andare oltre il quartiere del porto, i commerci vengono con gli stranieri vengono effettuati con i non Caradhron, vengono effettuati in quel quartiere lì. Le persone, umani, elf, duardin, non Caradhron, che decidono di stabilirsi per un periodo più o meno lungo all'interno di uno Skyport, di vivere all'interno di uno Skyport, e sostanzialmente gli è concesso vivere solo esclusivamente all'interno dei quartieri del porto. Tra i vari quartieri di uno Skyport, all'interno del quartiere del porto, ci si perde. Sono dei dedali di vie, viuzze, quartieri, vie più piccole, vicoli ciechi, illuminate da lanterne che vanno o a oro o etereco, però è un... Esatto, viene utilizzato poco perché è un materiale prezioso. Molte lanterne vanno a trasformando il grasso e l'olio di bestie come i Megalodon o le Walin, i Wailin. Viene raffinato questo olio e viene utilizzato come combustibile per le lanterne
che vengono, che praticamente illuminano le varie strade del quartiere del porto, in realtà dei quartieri Caradron. Come dicevo, ci si può spostare nei modi più disparati, delle, magari in modi che nelle città di Sigmar o nei reami mortali erano impensabili. Ci sono le gondole celesti che fanno sì che ci si possa spostare, insomma, in altezza, e c'è anche un tram soprannominato Aether Tram, che è Endrin Tram, scusate, sono tram endrinici che utilizzano la stessa tecnologia delle navi, la stessa tecnologia di combustione, di utilizzo come combustibile dell'Ether Gold, per spostarsi tra i vari quartieri. Oltre il quartiere del, diciamo, dello Skyport, insomma il quartiere del porto, ci sono i quartieri dei Caradron, che sono sia quartieri residenziali che i quartieri industriali. I quartieri Caradron sono estremamente trafficati, non c'è traffico solo all'interno delle strade, traffico di persone, traffico di Caradron, ma c'è traffico anche nel cielo, perché anche le famiglie più piccole di Caradron, che comunque detengono una certa ricchezza, posseggono uno o più veicoli volanti. Quindi c'è un gran via vai di veicoli privati, di veicoli civili, di veicoli di trasporto, di veicoli militari che trafficano e si estendono in altezza all'interno di tutti gli edifici e di tutte le costruzioni degli Skyport. Per legge, Caradron, tutto ciò che è in aria è a distanza di 3 colpi di cannone. Ok, quindi lo spazio aereo da terra a distanza 3 colpi di cannone è considerata proprietà di amministrazione dello Skyport. Tutto ciò che è oltre questa, diciamo, unità di misura, questi 3 colpi di cannone, viene in realtà considerato spazio neutro, spazio aereo neutro, che può essere, insomma, sfruttato e può essere attraversato da chiunque. Come dicevo, all'interno dei quartieri, oltre il quartiere del porto, ci sono anche le fabbriche. Allora, la società Caradron, per certe cose, essendo portata al profitto innanzitutto, è in realtà fatta molto reminiscente della nostra società attuale. Essendo portata al profitto a tutti i costi, non tutti i Caradron, non tutti i membri della società Caradron possono trarne profitto. Ovviamente il profitto deriva dal mercanteggiare, quindi tutte quelle persone che non sono mercanti, che non fanno parte magari di una compagnia o di una gilda, o che non sono dei soldati, visto che anche il soldato semplice ha una parte di investimento, una parte di azioni delle varie società Caradron, tutti quelli che non rientrano, diciamo, nella società bene dei Caradron, in realtà lavorano nelle fabbriche. E nonostante la società Caradron sia una società meritocratica, chi gestisce le fabbriche fa in modo che la maggior parte dei suoi laboratori non abbia la possibilità di sfruttare il concetto di meritocrazia per aumentare il proprio status sociale, che è una cosa tristemente nota anche ai giorni nostri. I vari Arcanaut, cioè che sono, diciamo, i Caradron, i soldati semplici, i fanti della marina semplici, che comunque sono più ricchi della popolazione normale, fanno al ritorno da una loro scorreria o missione, dopo aver fatto rapporto al proprio ammiraglio, e poi il proprio ammiraglio farà rapporto, prima che al concilio degli ammiragli fa rapporto agli investitori della società per quale lavora, perché poi gli investitori, gli shareholders, sono quelli che decidono se in realtà un ammiraglio può continuare a fare l'ammiraglio perché ha portato i profitti, oppure se non porta i profitti può essere anche destituito o declassato. Che cosa tristemente moderna e realistica. Comunque, i Caradron, appunto perché comunque la società Caradron ha questa pressione sociale estremamente forte, soprattutto perché si parla comunque di una razza di Duergen che già avevano una certa pressione sociale già di base, si sfogano al ritorno dalle loro
scorrere le loro missioni, spendendo un po' dell'Ether Gold che si sono guadagnati in gioco d'azzardo, in sale da fumo o in altri diciamo svaghi più, diciamo così, o meno legali. Ecco, man mano che all'interno di uno skyport si avvicina vicino al centro, iniziano a esserci le navi e le case dei Caradon più abbienti, cioè dei Caradon più ricchi. Ovviamente, essendo più ricchi rispetto ad altri, iniziano ad avere delle costruzioni strabilianti per far sfoggia della loro ricchezza. Al centro di ogni skyport c'è quello che è l'edificio principale del governo di quello skyport, dove siede il Concilio degli Ammirati. Ogni edificio di ogni skyport ha una sua forma e ha un suo nome diverso. Ad esempio, Varak Tring. Tring, che è la capitale, lo skyport più tradizionale, ha un nome tradizionale per la sua sede del potere, che è il Kazakh Luft. La città, invece, il centro del potere di Baraknar, è la cittadella dell'alba, perché appunto Baraknar è nota come la città della prima alba, e invece altri skyport più, diciamo così, un po' più scuri, un po' più tetri, come Barak Mornar, hanno un edificio di potere che in realtà ha un nome che sembra tutt'altro quello di un edificio di potere, cioè ha il deposito segno dell'ombra, ok, Shadow Mark Repository, cioè il deposito del segno dell'ombra, ok, del marchio dell'ombra. Ogni governo di Skyport, essendo comunque un po' a sé stante, ok, applica insomma le leggi e applica il governo del proprio Skyport insomma in maniera un po' personale. Come vi avevo detto, quindi ogni Skyport è governato dal Concilio degli Ammiragli. I vari ammiragli poi fanno rapporto agli investitori delle loro compagnie e così via. Gli stessi in realtà Arknaut fanno parte, sono piccoli investitori in azioni della loro società, e questo comporta una distribuzione equa in base al numero di azioni che si posseggono dell'eventuale bottino di una missione. Al di sopra di tutto, di tutti i governi, di tutti i concili degli ammiragli, c'è il Gendrad, che è il concilio supremo degli ammiragli, o meglio il concilio supremo formato dai membri degli skyport più influenti della società Caradron. Infatti, siccome gli skyport più grossi sono 6, i membri di questi skyport sono gli unici ad avere un membro all'interno del Gendrad. Anche qui, ok, la meritocrazia, ma il numero di membri presenti all'interno del Gendrad si basa in base ai profitti che ogni skyport porta a livello di guadagni alla società Caradron. Baraknar, che attualmente è quella con i profitti più alti, ha ben 6 delegati all'interno del Gendrad. È seguito da Barak Ziflin, che ne ha 5. E Barak Mornar, che stranamente, pur essendo quella insomma un po' più mal vista da tutte le altre società Caradron, ha comunque un discreto profitto che in parte deriva anche dai suoi commerci non proprio legali, ha 3 membri. Le altre, Barak Zon, che è la più militaristica, adesso poi vi spiegherò, ha 2 membri all'interno del Gendrad. Barak Ziflin e Barak Urbaz invece hanno un solo membro. Al di là di questo, quindi, parlato al Gendrad, parlato degli ammiragli, tra il concilio degli ammiragli, ho dimenticato questa parte, tra il concilio degli ammiragli e gli ammiragli stessi c'è un altro organo, ok, che è l'organo delle G, dell'unione delle 6 gilde dei Caradron, di cui le più famose sono la gilda navale, cioè quella degli Arknaut, la gilda dei Navigator, che è quella dei Terek Navigator, e la gilda degli Endrim Master, che sono quelli che si occupano della costruzione dei veicoli e della tecnologia dei Caradron. Oltre alle gilde, che comunque sono quelle che insomma muovono l'economia, esistono delle, fa ridere se lo contestualizzate nel mondo moderno, esistono delle compagnie, delle società pro profit, avete sentito bene, non no profit, pro profit, cioè delle compagnie e delle società esterne alle società principali
del che compongono la società Caradron, delle compagnie che seguono il profitto e il guadagno in altri modi, soprattutto nel commercio di creazioni più o meno utili per la vita di tutti i giorni e per la società Caradron. Queste compagnie hanno la libertà di commerciare i propri prodotti all'interno di tutti gli skyport, tranne lo skyport di Barak Tring. Barak Tring, che è lo skyport più tradizionalista, non permette la vendita di prodotti di cianfrusaglie fatte dalle altre compagnie esterne a Barak Tring. Essendo la più tradizionalista, Barak Tring è nota non solo tra gli skyport Caradron, ma in generale tra i reami mortali, per essere sede di alcune tra le compagnie di creazione di birra, quindi tra i birrifici più famosi dei reami mortali, tra cui ricordiamo la Bugman's Brewery, la Bugman's Brew e la Grungmar Brothers Hoppery. Queste sono delle compagnie che producono birre, delle ale molto scure, che commerciano tra i Duardin e che in realtà di recente commerciano anche con le città di Sigmar, seppur verso le città di Sigmar ne vendono una versione annacquata, perché sono convinti che la versione annacquata sia abbastanza buona per il palato dei non Caradron. Come vi avevo detto, esistono tantissime skyport, ma sono 6 quelli principali che sono più importanti, perché hanno i profitti più alti e perché hanno almeno un membro all'interno del consiglio del Geldrod. Barak Urbaz vanta un solo membro all'interno del Geldrod, è in realtà la città più cosmopolita. È una città che è molto più aperta rispetto alle altre razze. Ci sono un sacco di razze che commerciano e vivono all'interno del quartiere del porto di Barak Urbaz, e ultimamente in realtà è tristemente nota durante il necrosisma sostanzialmente per aver approfittato, è una di quelle che si approfitta di più della società non Caradron, perché durante il necrosisma si è approfittato della situazione per dare sì viaggi ai bisognosi in terre lontane e al sicuro dal necrosisma, ma previo pagamento. Fatto sta che molte volte le flotte di Barak Urbaz si sono scontrate contro le armate dei Free Guild, perché i Free Guild non hanno mai sopportato il fatto che loro si debbano far pagare anche profumatamente per trarre in salvo nelle persone. C'è una guerra nota tra Free Guild e Barak Urbaz, nota come la guerra dei 7 giorni, che si è scatenata perché i Free Guild non riuscivano ad accettare il fatto che le navi di Barak Urbaz avessero lasciato a piedi e nel pericolo più totale centinaia e centinaia di persone bisognose, solo perché non potevano permettersi di pagare l'esoso viaggio all'interno delle loro navi. La successiva Barak, di cui parleremo brevemente, che in realtà ha 3 membri all'interno del Geldrod, è Barak Mornar. Barak Mornar, tristemente nota come un covo di pirati, è un luogo poco raccomandabile anche all'interno dei Caradron, e forse lo skyport che più si approfitta dei commerci illeciti e delle scappatoie all'interno dell'interpretazione del codice e dell'ignoranza delle altre razze. Sono pirati, seguono il codice, lo interpretano sempre esclusivamente a loro vantaggio. Sono coinvolti in commerci illeciti, tra cui quello già nominato con di ossa con gli Stalli Ark Lords degli Ossi Arkborn Reapers, e di recente, pur avendo 3 membri, quindi una discreta importanza all'interno del Geldrod, hanno, all'insaputa di tutti, hanno fatto sparire il proprio skyport e l'hanno sportato via da Chamon. Nessuno sa dove sia fisicamente il loro skyport, si sa solo che si può accedere a Barak Mornar solo su invito dei Caradon di Barak Mornar e solo attraverso un Realm Gate che sfrutta le energie di Urgo. La successiva è una Barak 5 membri, quindi è la seconda Barak più importante all'interno
del Gelbrad, che è Barak Ziflin. Perché Barak Ziflin è così importante? Perché Barak Ziflin è la sede di alcune delle gilde più grosse di Endrin Masters, ed è la Barak che produce i veicoli più forti, i veicoli più resistenti, i veicoli più veloci, che ha anche una conoscenza rispetto alle altre Barak immensa della scienza e dell'arte del navigare eventi eterici. Poi abbiamo Baraknar. Baraknar è la città più ricca, lo skyport più ricco, nonché luogo di nascita del Lord Magnate Brock Crunxon, ed è anche la città più ricca perché? Perché fu la prima in assoluto ad aprire i propri commerci con quelli degli, con le esseri, con le razze degli altri reami mortali. In ultimo mettiamo Barak Zon, che comunque ha due membri all'interno del Geldrad, che è la più militaristica, è la più orgogliosa dei propri Arcanaut, è tutto incentrato sulla sul perfezionamento delle tattiche di guerra, ed è l'unica che, nonostante venga mal vista per questo motivo dalle altre Barak, ad offrire i propri servizi come mercenari. I Caradron di Barak Zon in questo periodo, soprattutto dopo il necrosisma, hanno cercato di aumentare i loro profitti vendendo i loro servizi militari ad altre armate, ad altre razze che non siano i Caradron. Nella parte finale di questo viaggio tra il background, tra la lore dei Caradron, parleremo brevemente di come sono composte le loro armate, iniziando dagli individui che le guidano. Ci sono diversi ruoli all'interno di un esercito, all'interno di una forza Caradron, ma quello che è quasi sempre presente è l'ammiraglio. Chi è l'ammiraglio? Sostanzialmente l'ammiraglio è colui che guida una missione per conto di una società per portare profitto, e che lui ha in mano il controllo della nave o delle navi, della flotta, di tutte le forze al servizio arruolate per quella missione, per compiere appunto il compito per cui è stato assoldato. L'ammiraglio non è un capitano, non ha una nave propria, perché ogni nave ha ogni nave, che sia un Ironclad, una frigate, ha un capitano vero e proprio, ma essendo colui che ha in quel momento, in quella missione, il potere, il comando, sceglie una delle varie navi della flotta e ne fa la nave ammiraglia, che è la nave che viene governata sostanzialmente da lui per quella missione. La maggior parte degli Admirals, nascono come Arcanaut, hanno fatto tutto il percorso meritocratico da Arcanaut fino ad arrivare ad ammiragli. La cosa positiva di tutto questo è che, essendo stati Arcanaut a loro volta, non guardano dall'alto al basso, dall'alto verso il basso, i membri della propria ciurma, ma anzi ne rispettano tutte le varie tipologie di lavoro che possono fare all'interno della nave, dal valore di manutenzione più basso, più ignobile, fino ai ruoli più importanti all'interno della gestione di una nave. Per diventare ammiraglio non basta comunque essere, diciamo, voglio dire, ricchi, e comunque essere capaci, bisogna sostenere delle prove, sono 6 prove di fisiche e pratiche sostenute davanti al concilio degli ammiragli dello skyport di riferimento. Se il risultato di queste prove convince il più possibile la maggior parte dei membri del concilio degli ammiragli, l'aspirante ammiraglio diventa un ammiraglio a tutti gli effetti. Essendo stati loro dei Caradron, oltre a comunque ad essere addestrati per comandare le truppe dalle loro navi, dei loro vascelli, comandano le truppe anche direttamente in prima linea. Sono abili combattenti e spesso e volentieri una buona parte del pagamento, dei profitti risultanti da una determinata missione, vengono investiti, vengono spesi dagli ammiragli per migliorare il proprio equipaggiamento, che siano delle piastre di Ether Gold per potenziare la propria armatura, o uno Skull Hammer per schiacciare al meglio i propri nemici.
tra tutti gli ammiragli conosciuti nella società Cardon, no, sicuramente quello che spicca su di tutti è Brock Grunson, il Lord Magnate di Baraknar. Brock Grunson era figlio, nasce come figlio di un operaio mercantile di Baraknar e impegnandosi, mettendoci impegni, sfruttando le sue doti innate per la tattica, per la guerra e per l'amministrazione dei profitti, fa una scalata rapidissima dal ruolo di Arcanaut fino ad arrivare al ruolo di ammiraglio. Dopo solo 10 anni di ammiragliato, grazie alle sue tattiche, riesce a vincere una battaglia incredibile, insomma una guerra che sembrava persa, una battaglia contro dei Pelle Verde che assediavano il palazzo di Madralta, ok, la località famosa dove i membri originari dei primi Skyport si riunirono per creare il codice Caradron. Vinse questa battaglia contro tutte le aspettative e venne, come ringraziamento, nominato Lord Magnate. Lord Magnate all'interno della società Caradron è il ruolo, lo status sociale più alto che a cui un ammiraglio possa aspirare senza entrare all'interno del concilio degli ammiragli. Essendo anche lui un ammiraglio come tutti gli altri, gli piace assolutamente investire i propri profitti nelle migliorie tecnologiche per il suo equipaggiamento e gli piace guidare i propri eserciti in battaglia personalmente. Ha speso un sacco di oro eterico assoldando gli Endrim Master più famosi, gli ingegneri più capaci, per farsi costruire una armatura, una Endrim Suit personalizzata con diverse armi montate sopra, e ama ingaggiare il nemico in aria con delle tattiche ben precise per poi assaltarlo alla guida della sua guardia personale di Skyrickers. Dopo gli ammiragli, di sicuro la figura più importante all'interno di una nave, comunque all'interno di una spedizione Caradon, è quella dell'Endrim Master. Gli Endrim Master sono degli Endrim Ringers, o comunque sono degli scienziati, dei tecnocrati estremamente validi, che hanno il ruolo supervisionare la sopravvivenza e la manutenzione del vascello, ok, del vascello e comunque in generale della flotta. Quindi sono i responsabili della coordinazione dei vari ingegneri, dei vari anche Endrim Riggers che si occupano delle riparazioni durante le battaglie e soprattutto comunque della manutenzione dei veicoli, in modo che a fine missione ritornino con meno danni possibili, se non con praticamente nessun tipo di danno, in modo da non danneggiare appunto il profitto ricavato da quella missione. Come tutti i Caradron, essendo Duardin, pur essendo ingegneri, sono dei combattenti estremamente validi, scendono in battaglia utilizzando i propri arnesi che utilizzano per fare le riparazioni come armi, quindi si aiutano con questa sorta di esoscheletro a brandire in battaglia dei martelli giganteschi che normalmente utilizzano per riparare le varie placche di ferro che compongono l'armatura, e tutti gli Endrim Master posseggono una tecnologia ottica che spara praticamente un raggio perforante conosciuto come sguardo di Grugni. Alcuni Endrim Master hanno una sorta di versione un po' ridotta di quelli che è l'armatura volante, insomma l'Endrim Harness volante di Brock Grunson. Ne utilizzano una versione più piccola per far sì che possano compiere riparazioni più complicate anche quando i vascelli sono in cielo. Le altre due figure che troviamo tra i vari i vari gradi di comando all'interno di una flotta Caradon sono gli Etheric Navigator e gli Ether Chemist.
I navigator sono fondamentali perché hanno due abilità particolari. Sono i cartografi, sono coloro che hanno studiato per riconoscere le varie correnti etiriche e per riconoscere il passaggio e la rotta più sicura all'interno dei cieli, diciamo, all'interno dei cieli dei reami mortali. Sono pochi gli admirals, gli ammiragli che intraprendono una spedizione senza avere al proprio fianco un navigator. Questo perché senza un navigator 9 volte su 10 si rischia di incappare in una rotta magari infestata da Megalodon o da Mega Sharks o da squali del cielo, rendendo così la traversata, la missione estremamente rischiosa. Oltretutto, essendo conoscitori del funzionamento dei venti etirici, possono anche plasmarli al loro piacimento, sfruttarli tramite le loro tecnologie per utilizzare il loro potere per disperdere gli incantesimi nemici, per annullare le maledizioni, gli incantesimi e persino anche gli incantesimi persistenti nemici. I chemist invece sfruttano la loro conoscenza della chimica dell'Ether Gold per innanzitutto per gestire tutte le questioni di carburante e di gestione dell'energia all'interno della nave, ma in combattimento utilizzano i propri strumenti, ad esempio, o per rilasciare del gas benefico addosso al nemico, o per assorbire l'aria respirabile dalla posizione del nemico per farlo soffocare, oppure hanno la possibilità di trasformare, di rilasciare una piccola quantità di oro etirico in una nube dorata che migliora il funzionamento delle armi etiriche dei loro compagni, siano Arcanaut o Grandstock. Questi, diciamo, sono le figure principali che possono guidare in uno più numeri le spedizioni dei Caradon. Le spedizioni dei Caradon fondamentalmente comunque si spostano sfruttando i vascelli Caradon, di cui sicuramente l'Ironclad è la più grossa in assoluto. L'Ironclad è talmente grossa ed è talmente dispendioso costruirne una che è un investimento enorme per una spedizione, per una compagnia, per uno skyport. Quindi le Ironclad vengono costruite dagli Endrin Master e dagli ingegneri migliori perché devono essere fatte per durare il più possibile. Anche per questo, ma le Ironclad spesso hanno molti più ingegneri rispetto a una nave di classe più piccola, perché devono essere costantemente riparate in modo da far sì che durino il più a lungo. Sono delle costruzioni, sono delle navi enormi che hanno uno spazio gigantesco per far sì che Arcanaut Companies e Grunstock Thunderers possano vivere tranquillamente durante le loro missioni, e hanno anche delle stive gigantesche per far sì che grossi carichi, grosse estrazioni di oro eterico possa essere conservato all'interno delle navi fino alla fine della missione. Essendo navi enormi di enorme importanza, ovviamente sono armate fino ai denti. Le Ironclad, così come tutte le navi, sono spesso seguiti da un corpo di speciale di Caradon noto come gli Skyriggers. Gli Skyriggers sono quei Caradon che sfruttano l'energia dei piccoli marchingen, dei piccoli Endrin, dei piccoli palloni metallici carichi di Ether Gold per volare insieme alle loro navi. Esistono due tipi, diciamo così, due specializzazioni di Skyriggers, che sono gli Endrin Riggers e poi ci sono gli Skywarden. Gli Endrin Riggers sono sostanzialmente la manovalanza al servizio dell'Endrin Master. Il loro ruolo è quello di stare sempre vicino e girare intorno ai vascelli durante i combattimenti per farsi di segnalare il minimo, segnalare i danni all'Endrin Master all'interno del vascello per far sì che sia possibile riparare, e di occuparsi in maniera fulminea, in maniera istantanea delle piccole riparazioni. Per questo i loro arnesi che utilizzano per le riparazioni in realtà vengono sfruttati dagli Endrin Riggers anche per la guerra. Sono dotati di pistole che sparano con una pressione inaudita, rivetti incandescenti che fanno
danni incalcolabili all'armatura e alla fisicità degli avversari, e se l'avversario dovesse avvicinarsi troppo possono utilizzare la loro motosega etermatica per tranciare gli arti o le teste dei loro nemici. Gli Skywardens invece sono più specializzati nel combattimento, sono una sorta di cavalleria volante dei Caradron Overlords. Anche loro hanno questo zaino con il loro Endrin etilico che li tiene sospesi in aria e sono specializzati per gli attacchi mordi e fuggi, oltre a essere la truppa specializzata preferita appunto da Brock Grusson. Essendo una sorta di cavalleria volante mordi e fuggi, sono armati con armi adatte al loro scopo. Le loro pistole sono letali a corto raggio e brandiscono una lancia nota come Sky Pike, estremamente lunga, che è costruita in modo da sfruttare al massimo l'accelerazione della carica di uno Skyrig per far sì di poter causare più danni possibili al nemico. Rimanendo in tema di volo, l'altra nave famosa dei Caradron è la Frigate. La Frigate, l'Arcanaut Frigate, è la nave di medio taglio sostanzialmente, che più che essere costruita per durare, è costruita per essere veloce. Anche questa come nave è comunque armata fino ai denti per far sì che sia possibile difendersi da sola, e spesso e volentieri nelle missioni più grandi viene utilizzata a volte come scorta dell'Ironclad, o comunque come vascelli che possono avere dei ruoli diversi, come ruoli di stive aggiuntive, come ruoli per il trasporto per truppe aggiuntive e via dicendo. La base delle armate Caradron sono le compagnie di Arcanaut. Le compagnie di Arcanaut sono Duardin, che fanno i soldati per lavoro. Il loro lavoro, la loro ragione di vita è quella di servire nelle missioni, e anche loro hanno a cuore la corretta riuscita della missione, perché se la missione riesce loro guadagnano di più, in quanto ogni Arcanaut, come ho già detto, è un piccolo investitore di quella missione. Gli Arcanaut sono armati quasi tutti di sciabola e pistola, ma alcuni di questi possono portare in battaglia delle armi più pesanti in modo da adattarsi a diverse situazioni, a diversi nemici. Alcuni possono imbracciare un mitragliatore termatico oppure un cannone spara arpioni, oppure come possono utilizzare una Sky Pike come quella degli Skywarden per combattere il nemico a distanza e per tenerlo il più lontano possibile. E se fare gli Arcanaut è difficile, perché oltre a essere difficile sopravvivere e comunque essere provati dalla battaglia, ogni Arcanaut è provato dalla vita all'interno, durante la missione, all'interno delle navi, visto che lo spazio, soprattutto nelle Frigate, è molto ristretto. Oltre a questo, nonostante loro abbiano degli equipaggiamenti all'avanguardia, tra cui anche degli elmi che filtrano l'aria dai vari veleni che possono esistere nelle varie atmosfere di Chamon, sono comunque soggetti spesso e volentieri, soprattutto nei turni di ronda sul ponte della nave, a delle pressioni atmosferiche enorme che piano a piano logorano il fisico anche del Duardin più duro. È anche per questo che a volte spendono i propri guadagni per svagarsi tra una missione e un'altra. Non è facile entrare all'interno dell'Arcanaut, e molti Duardin vogliono entrare all'interno delle Arcanaut Company perché è la strada più sicura per arrivare a un tanto decantato successo, ok? È il sogno di tutti quanti, per aumentare i profitti personali e comunque del proprio clan. Durante giornate di Brimuth, sono 6 giornate in cui gli aspiranti cadetti Arcanaut vengono arruolati e vengono sottoposti a delle prove, come un po' a ricordare le prove degli Admirals, per cercare di entrare all'interno di una Arcanaut Company. Durante le giornate invece di Master Press, quelli che hanno superato più o meno positivamente le prove di queste delle giornate di Brimuth vengono
possono essere scelti dagli ammiragli per rimpiazzare i compagni morti o comunque per avere perché è richiesto dell'alto numero di soldati Arcanaut all'interno di una determinata missione. Se un Duardin che ha superato le parole, i vari addestramenti, i vari giorni di Brinf, per 3 giornate di Muster Press non viene scelto, non gli è più possibile entrare a far parte delle Arcanaut Company ed è destinato a intraprendere un altro mestiere. L'ultima parte delle armate Caradron è composta dalla Grunstock Company. La Grunstock Company è sostanzialmente una piccola gilda, è una gilda di soldati professionisti, quindi che anche una volta finita la missione non hanno altri lavori come magari può essere per gli Arcanaut, ma è che il loro unico lavoro è l'addestramento e fare il soldato professionista, fondata nei tempi antichi da Belegrim Grunstock. È quindi una sorta di compagnia privata, come le varie compagnie che possono commerciare all'interno della società Caradron. Forse l'unica compagnia a cui è concesso commerciare o offrire i propri servizi anche nello Skyport di Barak Tring. Sono soldati specializzati che spendono la cui compagnia, insomma la compagnia dei Grunstock, arma i propri soldati, essendo professionisti, con le armi all'avanguardia, le armature all'avanguardia, e il loro ruolo è sostanzialmente quello di guardia del corpo fisiche, guardia del corpo delle spedizioni e anche guardia del corpo dei veicoli scelti, perché alcuni Grunstock possono servire, piuttosto che all'interno delle navi, come guardia del corpo per i fascelli durante le spedizioni, pilotando un gunhauler. Un gunhauler è sostanzialmente un piccolo veicolo, una piccola navicella Caradron, di proprietà esclusiva della Grunstock Company, quindi non sono di proprietà degli Skyport, e il loro ruolo principale è quello da fare da guardia del corpo delle navi e di fare tutto il possibile, a volte anche a costo di rimetterci il veicolo stesso, per far sì che la compagnia che li ha, le navi della compagnia che li ha soldati, non subiscano danni. Detto questo, siamo arrivati finalmente alla fine di questa lunga discussione sui Caradron Overlords. Nello studio dei due Battle Bomb dei Caradron Overlords per preparare questo video sono stato veramente colpito dalla quantità di informazioni che la Games Workshop ci ha messo, ha creato da zero, perché ripeto, questa è una delle razze native di Age of Sigmar, le quantità di informazioni che ha creato, che ha messo dentro per creare un BG, un background, una lore estremamente complessa. Il passaggio che più ho preferito, che qui ho dovuto riassumere per motivi di lunghezza dei video, è sicuramente la parte della società Caradron e la parte delle descrizioni dei vari Skyport. Mi ha molto esaltato immaginare queste sorte di megalopoli metà fantasy, metà sci-fi, queste megalopoli steampunk che volano piene di varie razze nel quartiere, nei vari quartieri dei porti, con questi enormi palazzi. Io mi piace immaginare questi palazzi costruiti di metallo con enormi effigi di nani o effigi di divinità, perché Barak Tring ha un sacco di effigi delle divinità originali, Gruni, Grimnir e Valaya, all'interno di vari luoghi del proprio Skyport. Quindi questi grossi edifici con questi nani tutti indaffarati, comunque, perché il lavoro un po' come è la nostra società adesso, nelle luci e nelle ombre, perché come potete vedere anche la società Caradron, essendo puntata al profitto, ci sono varie fazioni, vari strati della società Caradron che soffre di questo tipo di capitalismo etirico, ecco, proviamo a chiamarlo così. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, se volete essere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, sulle nostre nuove
insomma, sulle nostre nuove uscite all'interno del canale, cliccate sulla campanella e attivate le notifiche. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mi piacetelo. Se avete delle persone, degli amici che vogliono iniziare i Caradron, oppure che semplicemente vogliono conoscere magari i Caradron, magari perché state iniziando a giocare a Soulbound e volete fare un Caradron e vi servono delle informazioni, spammate questo video. Detto questo, dal vostro capitano Giacomo Uncino, anche per oggi è tutto, e allora, per il profitto, state bene e state al sicuro. Alla prossima! Ed è quella. Taglia perché ho rottato. E...